Amici sportivi, buongiorno, è Gianni Anatri che vi parla dai microfoni di Mediacentro TV. Qui al Gino Salvetti, oggi grande incontro di calcio, la seconda di campionato di interregionale. Dunque, il Cassino affronta il Rieti, una vera Santa Barbara in questo girone. Vi ricordiamo che il Rieti, per mera sfortuna l'anno scorso, non ha centrato l'obiettivo di militare quest'anno nella Lega Pro. Il Cassino è reduce da una sconfitta di misura ad Ostia Mare, mentre il Rieti si è imposto sul Latina per ben 6-0. Quindi tutti gli ingredienti per poter assistere a una gara sicuramente bella, vibrante, e speriamo che il Cassino possa portare un risultato utile. Intanto sono scesi in campo i giocatori. Bene, tutto è pronto per l'inizio della gara. Gara, ripeto, per il Cassino difficile, ma non impossibile. In questo istante è stato fischiato l'inizio, sono appunto le 15 in punto, come l'orario nazionale. Partipiro al centro, buona, c'è il gol! Autorete del Rieti, Cassino in vantaggio, cross di Partipilo con intento di raggiungere la testa di Giglio, ma viene la palla smorzata e deviata in rete, non si aspettava Scaramuzzino, quindi il Cassino va in vantaggio, 1-0 a favore del Cassino. Si sta battendo un vero e proprio tempesta d'acqua, una bomba d'acqua sul Gino Salvetti. Ferma il gioco il signor Vergaro e chiede la verifica. Il regolamento prevede in questi casi che bisogna attendere almeno mezz'ora per poi decretare la fine dell'incontro a data da destinarsi. Comunque penso che saranno tantissime le partite che verranno rinviate oggi a causa di questo nubifragio che si sta abbattendo dal nord fino alla Campania. Partita sospesa, vediamo se viene sospesa esattamente al 35esimo. Cassino, che grande squadra so se, se il cielo è grigio o fai belle le domeniche. Cassino, noi tutti siamo qua. Cassino, sei grande squadra ormai. Bene, riprendiamo la telecronaca della gara valevole per la seconda giornata del campionato nazionale dilettanti. La gara è stata sospesa a 10 minuti dalla fine del primo tempo per impraticabilità di campo e c'era un vero e proprio acquazzone, una bomba d'acqua si è riversata sul Gino Salvetti. Poi però dopo ben 40 minuti è stato verificato dal direttore di gara la ripresa del gioco e si riparte, quindi mancano 10 minuti alla fine del primo tempo. C'è batte e ribatti, un batte e ribatti, viene miracolo di Luca della Pietra. C'era stato un fallo su un giocatore Cassino non rilevato dal direttore di gara. E finisce il primo tempo. Primo tempo terminato, vi ricordiamo, 1-0 a favore del Cassino, rete messa a segno, autorete messa a segno al 13esimo del primo tempo da Tiraferro. E fischia in questo istante il direttore di gara. Tiro in porta direttamente. Bisogna tenere duro, ragazzi, mancano 10 minuti
calciato il... Ancora un miracolo di Luca Della Pietra, dopo che lo stesso ha vinto il titolo italiano di primavera con il Verona, e perviene al pareggio il Rieti. Il Rieti perviene al pareggio. Era nell'aria perché stava premendo. Ferma la palla Clemente, cross al centro, tiro di Ricamato, che non è nuovo a questi tiri. Pintori, viene toccato duro Pintori dall'avversario. Alessandro, ottimo l'intervento di Alessandro, intanto là si sono create dei voti, c'è un giocatore a terra, si tratta di Pintori, evidentemente è stato toccato durissimo, molto rispetto per Pintori, vediamo che si tocca lo stomaco, non abbiamo capito, e finisce in questo istante un pareggio tutto sommato giusto, ci sembra un pareggio giusto. Una giornata ingloriosa per il tempo, insomma, che ha reso tutto più difficile, sì, per una squadra che gioca a calcio, insomma, come la sua, e il risultato penso che alla fine sia quello giusto. Ma tante volte queste partite si perdono, e devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati veramente bravi, perché giocare su un campo del genere e piano piano i ragazzi si rendevano conto, ma non solo noi, anche gli avversari si rendevano conto che non si poteva giocare, era una partita che in quel caso là, essendo andati in vantaggio loro 1-0, giustamente dovevano difendersi, e quindi in questo caso qua è tutto da perdere e niente da guadagnarci da parte se vogliamo nostra. Siamo stati bravi a nei secondi 45 minuti, anche se i primi 45 minuti comunque ci abbiamo provato, anche se c'è stata l'interruzione, abbiamo provato con Marchegiani, il loro portiere è stato bravo nei primi 45 minuti. Il secondo tempo credo che non ci sia stata proprio storia su tutto, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi, però ripeto, giocare su un campo del genere ti porta a dei rallentamenti di gioco palla, allo stesso tempo dei falli che sono imprevedibili perché il campo era impraticabile. Mister, un Rieti che sulla, diciamo così, sulla stampa e anche da detti ai lavori prevedono che poi a maggio debba arrivare prima dello stesso Varese. Ma intanto oggi abbiamo pareggiato e quindi bisogna fare in modo di alzare la media, anche se bisogna affrontarle tutte una domenica alla volta. Quindi facciamo tesoro di quello che è successo oggi, correggiamo gli errori e guardiamo avanti, perché da adesso a maggio passano non so quante ore, tantissime ore, settimane e mesi, quindi pensiamo alla domenica alla volta. Allora, Presidente Rossi, Presidente del Cassino, una gara veramente avvincente poi alla fine, insomma, tanti avvenimenti, tante cose. Un pareggio che tutto sommato, voglio dire, alla vigilia, io l'ho detto, avremmo firmato per un pareggio. Cioè il rammarico che è venuto a 7-8 minuti alla fine, comunque tutto sommato, insomma, voglio dire, un Cassino che si è fatto onore. No, abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato su tutti i palloni, con molta grinta, con quello che il mister aveva chiesto ai ragazzi. Certo, il Rieti è una squadra ben attrezzata, una squadra ottima in tutti i reparti, però alla fine palle e gol il Rieti non è che ne ha avute parecchie, ha fatto un paio di rimporta, insomma, quindi io ho sentito anche il loro allenatore dicendo che
che il campo era impraticabile, ma era impraticabile per noi e per loro, quindi poi il secondo tempo non mi è sembrato così impraticabile il campo. Quindi non si deve attaccare a queste cose. Lui ha una grande squadra, sicuramente vincerà questo, sarà uno dei protagonisti di questo campionato, ma non deve ha parlato come se il campo l'ha penalizzato solo a lui, insomma, no? Quindi stiamo giocando anche noi. Il campo, tutto sommato, con quella bomba d'acqua che si è verificata, ha retto anche bene, insomma. Infatti dal secondo tempo il campo era in ottime condizioni, poi ognuno poi le partite le vede a modo suo, quindi è questo qua quello che... Io sono contento del comportamento della mia squadra e poi della squadra del Rieti, ne ha parlato ampiamente lui. Grazie Presidente. Prego. Ed eccoci qua con mister Urbano. Mister, alla vigilia un pareggio l'avremmo sottoscritto tutti quanti, insomma, contro una squadra veramente forte, l'ha dimostrato anche oggi. Poi il fattore ambientale, mi riferisco a sta bomba d'acqua, insomma, invaso il Ginosa B. La prestazione del Cassino mi è piaciuta tante. Beh, non era facile, noi conoscevamo tutte le qualità di questa squadra, una squadra che composta da giocatori importantissimi per la categoria, secondo me anche giocatori di categoria superiore, lo hanno dimostrato anche oggi, soprattutto nell'intenzione di voler giocare a calcio. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati bravi a lottare su tutti i palloni, e siamo riusciti a sbloccare il risultato, una partita che si giocava molto sulle seconde palle, visto il terreno di gioco, abbiamo preso gol su una palla esterna dove loro sono stati bravi. Eravamo pronti per fare il cambio che abbiamo fatto dopo, purtroppo non c'è stato il tempo perché la palla non usciva, erano 3-4 minuti che la palla non usciva e non siamo riusciti a fare il cambio. Io valuto quello che è la prestazione della mia squadra, sono contento perché i ragazzi hanno buttato veramente l'anima su tutte le palle e riuscire a fare il risultato contro questa squadra secondo me è un grosso risultato. Onestamente, per come si era messa la partita, mancavano solo 10 minuti alla fine. C'è un po' di rammarico, insomma. Sì, c'è un po' di rammarico per come si era messa la partita, però il calcio è anche questo. Si sa che questa squadra che avevamo di fronte era una squadra che come sbagliavi ti puniva. Per fortuna e per bravura nostra siamo stati bravi a sbagliare poco. Mister, questo pareggio chiaramente dà un po' più di tranquillità all'ambiente, in settimana ci sarà un lavoro scrupoloso come sei solito fare e domenica c'è un altro stacco, intanto avremo una settimana davanti per pensare al Latina che oggi si è imposto del 3-0. Beh, altra squadra di grande qualità che in questo momento dispone di grandissime individualità, di individualità fortissime, forse non è ancora squadra perché ha iniziato un po' in ritardo. Però per chi conosce la categoria e per chi conosce i giocatori che ha Latina sa che 5-6 giocatori sono giocatori importanti che hanno vinto i campionati in Serie D negli ultimi 2-3 anni. Però per noi era importante, ripeto, avere l'atteggiamento giusto e da martedì ci metteremo sotto con tranquillità ma sempre con grande umiltà a preparare quest'altra partita perché secondo me i ragazzi hanno interpretato bene la gara perché l'avevamo preparata bene. Noi ci siamo messi, abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi in un certo modo perché avevamo analizzato la partita Rieti-Latina, avevamo visto come si mettevano loro in campo e siamo stati bravi a spegnere un pochettino le fonti di gioco, ciò nonostante loro riuscivano anche a fare un buon calcio lo stesso.